Ciao a tutti, oggi è 27 maggio 2012 ed è la semifinale del torneo San Filippo contro un'altra squadra che ovviamente non conosco il nome, di cui non conosco il nome, però non importa. Siamo un po' in ritardo, non ci dobbiamo sbrigare e il metodo più veloce che conosco è questo. Dove sono finito? Rifacciamo. Eccoci. Adesso andiamo a farci spiegare la situazione. Buonasera, siamo qui al centro sportivo Saurelli, giornata semifinale tra San Filippo Neri e Accademia Castellarco. Insomma, vediamo, siamo arrivati con qualche minuto di ritardo, la partita è iniziata credo da circa 15 minuti. Vedremo un po' queste prima gestione di gioco, come sta andando, ora siamo appena arrivati, dicevamo. Mamma mia, tutti ti vogliono. Fuori, dai! Abbiamo colpito un incrocio al secondo minuto, c'è stato un bel triangolo, piantatino la sala, allargato, Casparrini, pallone di ritorno per la sala, dribbling secco, gran botta, palla sul incrocio. Come direbbe Piccinini, destro secco, non va. Ehi, bravo. Palumbo, dai, allora diciamo che a fine primo tempo il San Filippo è sotto di una rete, però i ragazzi giocano, l'ombello e l'anima della squadra oggi. 40 minuti ci sentono dei 45 invece, ci vedono in faccia. Ci vedono in faccia dei 45 minuti. Non sono stati 45. Ti vedo. Thank you.
reazione del portiere? Ferraro gay. Palumbo di più, sempre di più. Non è possibile, non c'è nessuno. C'è. Palumbo, ma raccontami questo aggeggio che ti è andato al concerto di Coldplay. Misteria Olimpica, vita vera di Milano.